Buon inizio settimana a tutti voi e ben ritrovati con le notizie. Anche quest'anno la città di Alessandria è stata presa d'assalto dai centauri per l'ormai classico raduno dei motociclisti. La cronaca registra un incidente stradale che però si è verificato fuori dalla manifestazione e anche qualche polemica a causa della notte bianca che ha visto molti negozi non aprire i battenti. Ma il resoconto ce lo fa Gianluca Ardiani. Tradizionale weekend all'insegna dei motori e della passione per le due ruote ad Alessandria, che ha ospitato la 68esima edizione del motoraduno internazionale Madonnina dei Centauri. Qualche presenza in meno rispetto al passato, segno della crisi, ma numeri importanti anche quest'anno, con più di 2.000 iscrizioni ufficiali ed oltre 10.000 partecipanti alla sfilata di chiusura del fine settimana di eventi. Successo anche per la notte bianca di sabato, con Alessandria capitale dello sport e tanta gente per le vie del centro, animate dagli stand dedicati alle varie discipline sportive ed altri eventi collaterali, nonostante qualche negozio chiuso. Boom di partecipazioni anche per gli stand allestiti alla caserma Valfrè, vero e proprio quartier generale dei motociclisti. Domenica, come di consueto, la messa e la benedizione dei motori al santuario di Castellazzo Bormida, officiata dal vescovo di Alessandria, Guido Gallese, che dopo aver celebrato la funzione ha partecipato alla sfilata in sella al suo scooter, aprendo il colorato e roboante corteo che si è diretto verso Piazza Garibaldi ad Alessandria, con centauri provenienti da ogni parte d'Europa. E c'è anche chi ha percorso più di 2.500 km di sola andata partendo dalla lontana Norvegia per essere presente ancora una volta. Un'edizione che ha confermato la sua unicità nel panorama degli eventi organizzati nel settore, punto fermo per i tanti appassionati del mondo, davvero vasto e variegato, delle due ruote. A guastare in parte la festa, alcuni incidenti verificatisi durante il weekend. Il più grave ha coinvolto un centauro che si è scontrato contro un'auto in via 20 Settembre e ora rischia l'amputazione del braccio e della gamba. Sicuramente un vescovo eccezionale, quello di Alessandria. Nonostante la contrarietà di alcuni sindaci della provincia di Alessandria, il governatore del Piemonte, Roberto Cota, si è detto soddisfatto dello sblocco dei finanziamenti che di fatto a breve daranno l'avvio dei lavori per il secondo lotto del Terzo Valico. Sentiamo. Braccio di ferro tra regione e molti comuni della provincia di Alessandria sulla realizzazione del Terzo Valico. Il governatore del Piemonte è stato ad Alessandria insieme all'assessore Riccardo Molinari per annunciare lo sblocco dei finanziamenti da parte del governo e l'imminente inizio dei lavori del secondo lotto dell'opera. Una soluzione che insieme ai primi cittadini di Pontecurone, Arquata Scrivia e Pozzolo Formigaro non piace neppure al sindaco di Alessandria Rita Russa, la quale ha ribadito la necessità, prima del Terzo Valico, di potenziare la logistica, quindi lo scalo merci del capoluogo di provincia e il sito di Rivalta Scrivia. Un altro punto sul tavolo della discussione è anche l'attesa di 12 sindaci sulla questione della moratoria, riferita, oltre che alla logistica, anche ad amianto e piano trasporti, senza la cui risposta da parte di Cota, la provincia di Alessandria si è detta contraria a dare il proprio benestare per l'avvio delle opere stradali. Ma la regione, che comunque ha comunicato la propria intenzione di interessarsi alla logistica a partire dal mese di settembre, quando sarà convocata una riunione con i sindaci e il presidente della Liguria, Roberto Burlando, darà comunque il suo benestare per l'avvio del secondo lotto del Terzo Valico, che in settimana ha visto ancora altri espropri da parte dei Notav a Genova. Siamo riusciti a far ripristinare i fondi per il Terzo Valico, adesso bisogna fare in modo che questo territorio chieda una tempistica certa per quanto riguarda la realizzazione dei lavori, la partenza dei cantieri e la realizzazione dei lavori. Questo è stato il senso dell'incontro di oggi con gli amministratori locali e questo è anche il senso di un'azione che io sto intraprendendo insieme all'assessore Molinari, che deve portare nei primi di settembre ad un incontro con il commissario straordinario Ingegner Lupi, indicato appunto dal governo per la realizzazione dell'opera, che deve darci dei tempi e soprattutto deve impostare un lavoro di coinvolgimento degli amministratori locali. Grazie al Terzo Valico noi qui potremo diventare il cuore logistico, il retroporto naturale di Genova, e su questa partita si gioca l'interesse e lo sviluppo futuro del Piemonte e del nostro territorio in particolare.
Ma intanto la TM, l'AMI, Udì, Alessandria sono le protagoniste della cronaca economica e politica di questo inizio settimana. Le due aziende partecipate, come sapete, sono in grave crisi e sembra non riescano a trovare una soluzione ai loro problemi, anche se proprio negli ultimi 10 giorni era stato comunicato alla stampa che piani industriali, interventi di altre società avrebbero risolto le emergenze lavorative. A questo punto i sindacati di CGIL, CISL e UIL chiedono incontri urgenti al sindaco Rossa e agli assessori competenti per sapere se esistono altre strade da percorrere per salvaguardare i posti di lavoro. Ma sentiamo il servizio che ha curato per noi De Vinci. Sembrava che una soluzione si fosse trovata per almeno 2 aziende partecipate del comune di Alessandria, la TM e l'AMIU, e invece sembra sia saltato tutto. Alla fine della settimana scorsa dal tribunale di Alessandria è arrivata comunicazione che l'istanza di fallimento dell'AMIU era stata rigettata, rendendo di fatto impossibile la nascita di una nuova azienda e quindi mettendo a rischio il passaggio di tutti i dipendenti ad Aral. Proprio stamattina la situazione dell'AMIU è stata al centro di un incontro tra i sindacati e il sindaco Rita Rossa, anche se per il momento signora non risultati dell'incontro. Un altro incontro urgente col sindaco Rita Rossa e con l'assessore Ferrarasco è stato chiesto da CGL e CISL UIL per parlare della situazione ATM. C'è viva preoccupazione anche qua, dopo che è saltato l'incontro di 7 giorni fa in cui doveva essere presentato ufficialmente il nuovo piano industriale. Alla fine è slittato tutto per variazioni dell'ultimo momento al piano riorganizzativo. I sindacati però sono ulteriormente preoccupati perché nessun piano industriale può essere ufficializzato se non avviene prima l'approvazione del bilancio. Sembra però che non si arrivi all'approvazione nonostante le continue convocazioni del Consiglio d'amministrazione. Le parti sociali rappresentate da Giuseppe Santomauro, Daniele Retini e Alessandro Porta di CGL, CISL e UIL hanno chiesto in una conferenza stampa che nessun lavoratore si è lasciato a casa e sulla mancata presentazione del comune alla riunione di lunedì scorso hanno dichiarato che è stato un atto irresponsabile che sicuramente 229 lavoratori di ATM non meritano. Una nuova paura comincia ad infiltrarsi tra le file dei dipendenti ATM, ovvero che si materializzi il rischio di una liquidazione. Avevano un vero e proprio arsenale tra fucili e pistole. A scoprirlo durante un normale posto di blocco sull'autostrada Torino-Piacenza all'altezza di Asti sono stati i carabinieri che questa mattina hanno fermato un furgone con a bordo 2 fratelli calabresi, entrambi con precedenti penali, braccianti agricoli, in un'azienda dell'Astigiano. A bordo del veicolo i militari hanno trovato 20 fucili e 13 pistole con relative munizioni, molto probabilmente destinati all'andrangheta calabrese. I due erano infatti diretti a sud. I fratelli sono stati arrestati. E mentre vi parliamo, ad Asti è in corso una conferenza stampa da parte dei carabinieri che stanno illustrando i particolari dell'operazione. Hanno chiesto di andare in appello i legali di Pietro Conforti, il milanese condannato a 30 anni di carcere per l'omicidio del titolare del night club, il Leopardo di Tortona, avvenuto nel maggio dello scorso anno durante un tentativo di rapina. Sentiamo Emma Camagna. La scure della giustizia si è abbattuta pesantemente su Pietro Conforti, 42enne milanese, che per una rapina, peraltro non consumata in quanto la vittima non fu portato via il portafoglio con 10.000 euro, ha ucciso il titolare del nightclub Leopardo di Tortona. Deve scontare 30 anni di carcere, corrispondenti all'ergastolo, se non avesse fatto ricorso al giudizio abbreviato. La vicenda però non è chiusa, in quanto il difensore, non appena lette le motivazioni della sentenza pronunciata dal GUP di Tortona, presenterà appello.
Pesanti anche le condanne per i complici che con conforti bloccarono Pulerà fermatosi per strada con il proprio furgone per rapinarlo. Assistettero al delitto senza prendervi parte, ma sono stati chiamati ugualmente a risponderne, seppur in modo più marginale. Per loro Ivan Selman di Bollate, Salvatore Cavaliere di Cogliate di Milano, Jorge Jose Ocoa Junga di Seveso, la condanna è stata di 18 anni ciascuno. Essi pure andranno in appello. Unica assolta e ha lasciato così domiciliari, mentre tutti gli altri sono detenuti, Elena Schatzert Lutz di Voghera. Era considerata la basista. Tutti hanno confessato dicendo che volevano solo rapinare Pulerà, ben sapendo che in tasca aveva molti soldi, e Conforti si è giustificato dicendo di aver fatto fuoco, convinto che il tortonese, il quale si era girato all'improvviso, stesse per afferrare una pistola. A una settimana dall'inizio dei saldi di fine stagione è ancora presto poter fare un bilancio. Le vendite stanno attualmente frenando, ma solo perché tra promozioni precedenti e la crisi chi acquista vuole prima essere sicuro che quello che metterà nel sacchetto sia davvero un buon affare. Bisognerà attendere ancora qualche settimana per capire l'andamento dei saldi di fine stagione iniziato una settimana fa. A causa della crisi e delle promozioni continue dei mesi scorsi, che di fatto hanno annacquato l'effetto sorpresa, non c'è stato nessun assalto ai negozi, tanto che al momento non si può ancora ipotizzare con esattezza nessun bilancio. Attualmente c'è stato un calo generalizzato, a parte all'outlet di Serra Valle Scrivia, preso come sempre d'assalto sia da italiani che da stranieri. Regge infatti bene il Made in Italy per quanti si possono permettere l'acquisto di capi firmati che in questo periodo si trovano a prezzi scontati anche del 40%. A fare man bassa di grif soprattutto arabi e russi, i quali, oltre che all'outlet, hanno fatto la loro presenza nella città della moda, Milano, lungo le vie Monte Napoleone della Spiga. Tiepida invece la partenza nel capoluogo piemontese, dove al momento le statistiche sono a livello dello scorso anno, così come ad Alessandria e ad Asti, dove al momento non è possibile fare una statistica. Calano nettamente le vendite per accessori e calzature, a meno di non trovare il vero affare, mentre tengono quelle per camicerie e pantaloni. I commercianti comunque sono improntati a un cauto ottimismo e sperano di migliorare i risultati nel corso dei prossimi giorni. Ma i consumatori italiani ormai si mostrano più attenti alle spese per via del budget limitato e confrontano le varie offerte prima di comprare. Per quanto sia presto fare dei bilanci, un dato è comunque certo: latita la clientela da vendite di fine stagione e si sta assistendo in generale a una diminuzione dei clienti occasionali, cioè non fidelizzati, che acquistano attirati dagli sconti. In generale, i capi più venduti sono quelli inseriti nelle fasce di prezzo medio-basse e low cost, mentre soffrono i capi premium, rivolti agli italiani che possono spendere un po' di più. Infine, tra le varie categorie merceologiche che anche quest'anno sembra stiano reggendo, c'è la moda giovani. Le famiglie, spiegano i commercianti, preferiscono non comprarsi niente per loro, ma non rinunciare a un capo di abbigliamento da acquistare per i loro figli. La città di Ovada finisce in tavola. Sentiamo il perché e sentiamo che cos'è soprattutto nel servizio di Bruno Mattana. Un trionfo del gusto, del buon mangiare, del bere selezionato, in campo le ricette famose di una cucina costruita nel tempo con amore e passione per acchiappare i turisti del palato e non solo, e rilanciare il territorio facendolo conoscere attraverso la cucina multistelle, che in questa circostanza diventa anche pretesto. Questo si prefigge Ovada in tavola, che per quasi tutta l'estate attirerà piccoli ma coesi eserciti di buon gustai, che ad Ovada già vengono o prevedono di venirci per scoprirne le peculiarità legate alla buona tavola. Quale migliore occasione di questa? L'amministrazione comunale partecipa come parte attiva. In comune alla presentazione della manifestazione. È un momento di crisi, spiega l'assessore alle attività economiche Silvia Ferrari. Bisognava inventarci qualcosa di nuovo ed efficace. L'idea di Ovada in tavola
è stata lanciata, è cresciuta e ora si parte con tanto entusiasmo, soprattutto da parte dei ristoratori, sempre pronta ad adeguarsi alle necessità inventiva degli ovadesi. Sono 8 i ristoranti tra i più quotati della città e dintorni che parteciperanno a questa mini olimpiadi del gusto, da intendere ristorazione d'eccellenza, confermata anche nelle pagine delle più prestigiose guide nazionali. Proporranno ciascuno in 2 serate consecutive il loro menù di successo, a prezzi decisamente contenuti, sempre in abbinamento con l'ovada di OCG. Il dolcetto superiore, che in decine di formulazioni enologiche viene prodotto nel territorio. Questa forma di collaborazione e di unità, sottolinea il sindaco di Ovada Andrea Oddone, è molto importante. Dunque 8 ristoranti uniti, 16 serate, decine di piatti tipici e prelibatezze e un unico denominatore, l'Ovada di OCG. Ovada dunque si muove per prendere lezione da Alba. Sembra sia proprio la strada giusta. Sarà visitabile fino al 31 luglio a Palatium Vetus ad Alessandria la mostra dedicata agli argenti di Marengo, un tesoro nel tesoro. E questa è l'occasione per i cittadini di ammirare reperti di straordinario valore e per conoscere l'antico spazio del Broletto, luogo deputato al governo e alla vita comunitaria che oggi ospita i locali della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Durante un workshop di approfondimento sono stati resi noti i primi risultati delle analisi in corso su questi argenti. Alessandra Dallacà. È il giallo dei gialli. Hanno ribattezzato così gli esperti il cosiddetto tesoro di Marengo. Proseguono infatti a ritmo serrato le indagini che dovrebbero portare a scoprire le origini effettive del bottino trovato nel 1928 a Marengo, nell'Alessandrino, nel corso di alcuni lavori agricoli. Si tratta di un gruppo formato da svariati oggetti d'argento riccamente decorati, di uso votivo ed ornamentale, databili alla seconda metà del secondo secolo d.C. ed ora ospitati per una mostra temporanea nei locali di Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. La ghiotta refurtiva potrebbe portare nella zona di Pavia, così come in quella di Tortona, ma nulla è certo. Quel che si sa è che nel sedimento sono stati rinvenuti residui d'oro che indirizzano alla confluenza della Bormida con il torrente Orba. Dottoressa, risultati questi ancora preliminari? Sì, risultati preliminari perché il finanziamento della Fondazione è stato erogato nei primi mesi di quest'anno con gli incarichi dati ai professori dell'Università di Padova e di Torino e le prime campionature sono state fatte sugli oggetti che non sono esposti in mostra e quindi erano più facilmente reperibili perché conservati al Museo di Antichità di Torino. Prima della chiusura delle vetrine a maggio sono stati fatti i prelievi anche sugli oggetti che ora sono esposti, sono 24 gli oggetti esposti in mostra e questi sono in corso di analisi adesso. Sono analisi abbastanza lunghe perché presuppongono tempi di laboratorio e tempi di trattamento del campione, però dai primi risultati abbiamo già prove molto incoraggianti che avevamo visto giusto nel promuovere questa serie di analisi sugli argenti. Si parla di un patrimonio, questo che è qui esposto nella sede dei Palatium Vetus, dal valore inestimabile, ma per i profani come vanno conservati questi beni? Questi oggetti dal punto di vista della conservazione vanno conservati in condizioni di temperatura e umidità costanti perché ogni sbalzo di temperatura provoca delle ripercussioni soprattutto sull'argento, essendo in gran parte argenti laminati e quindi anche di ridotto spessore. E quindi il loro problema conservativo è legato sicuramente alle condizioni dell'ambiente e poi sono oggetti a rischio trattandosi di argenti come sono stati un bottino per l'antichità perché sono stati trafugati, rubati, martellati per farli comprimere di spazio e poi occultati per essere rifusi, potrebbero interessare fasce della malavita organizzata per essere poi immessi in mercati clandestini. Privato
prima di dirvi l'argomento della pagina sportiva di oggi, vi ricordo a quanti continuano a telefonarci che la nostra trasmissione Filo Diretto, che tradizionalmente va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 12 su Telecity 7 Gold, riprenderà lunedì 2 settembre. Come sempre ci fermiamo durante i due mesi di luglio e di agosto per una pausa estiva, quindi quanti vogliono seguire la nostra trasmissione prima del telegiornale, lunedì 2 settembre risintonizzatevi su 7 Gold Telecity alle ore 12 e noi torneremo. Bene, adesso la pagina sportiva, primi allenamenti stagionali per l'Alessandria Calcio. La squadra è partita per il ritiro di San Martino in Passiria, in provincia di Bolzano, dove svolgerà la preparazione atletica in vista del prossimo campionato di seconda divisione. Poi, come sempre, la pagina sportiva seguirà le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci. Primi allenamenti stagionali per l'Alessandria Calcio. Dopo la serata di presentazione alla Cittadella, che ha riacceso l'entusiasmo degli oltre 1000 tifosi presenti, la squadra è partita per il ritiro di San Martino in Passiria, in Trentino Alto Adige. Unico assente è Fausto Ferrari, che si unirà ai compagni nei prossimi giorni, mentre il gruppo è già al lavoro agli ordini di mister Notari Stefano. Obiettivo di questa prima fase di preparazione, il lavoro sul piano atletico, ma anche tattico, per capire se l'ultimo tassello mancante in attacco sarà una prima o una seconda punta. Dipenderà dalla capacità di Luigi Scotto di ricoprire entrambi i ruoli, ha fatto sapere il tecnico grigio. L'attaccante ex Savona dovrà però prima smaltire un piccolo problema muscolare. Per questo motivo è stato aggregato alla prima squadra anche l'attaccante della Berretti Di Fiore per provare le soluzioni tattiche in avanti. Da oggi doppia seduta di allenamento, primo test in programma sabato 20 con una squadra della zona.